Esto es la iglesia, Dios te bendiga eh, a todos, una joya de verme. Eh, estamos en la chiesa, en la iglesia Oreb de Milano, es una iglesia italiana, ma también es la primera iglesia del Salvador aquí en Milano. So, un aleluya de los salvadoreños. Amén. Ya no queda más nadie sino salvadoreños. Gloria al Señor. Aquí nos deshacimos de todos los demás. Ahora vamos a hacerlo bueno y bien. Amén. Vamos a, a, a cercar también le anime italianes, rumenes, de todo. Gloria al nombre de Jesús. Eh, fratelli, es una joya. essere insieme a voi o oh, mi ho caduto delle scale e ho le due gambe eh, distrutte mi fanno male ma vorrei chiamare mia moglie per darvi un saluto nel nome di Gesù e dopo parleremo spagnolo oggi ok e quello che sicuramente parlerò lo dirò in italiano e se già non l'ho detto, quindi eh, per tutti voi. Sorella Maria. Amen. Pace di Cristo, amata Chiesa, <ride> gloria a Dio. Sono contentissima insieme a mia, mio marito, il pastore Pedro, di essere qui insieme a lui e soprattutto essere venuti oggi con i genitori del nostro caro Ministro. E Alessandro Braccuto, veramente è stata una, una bella sorpresa. Io, quando loro sono venuti, quando è stato penso venerdì a casa, eh, le ho detto: così eravamo eh, in cucina e eh, gli ho detto, ho sentito proprio dire così: gli dico, Giovanni, signor Giovanni, eh, venga, andiamo insieme a Milano. <ride> Vuole venire, andiamo insieme, andiamo. Eh, e lui, in quel momento, non ha detto niente ed è rimasto così poi ieri la sorella Maria Pia piena di emozione nel Signore non poteva parlare al telefono non lo poteva credere e mi diceva sorella, sorella non lo posso credere il Signore, il Signore e cos'è sorella dice mio marito, mio marito sente di... che viaggiamo insieme a che ora vi andiamo a prendere dico gloria a Dio sorella Beh, parlo col pastore e ti dico l'orario ed è stato bello non è sembrato che è stata un'ora e mezza eh, di viaggio perché parlavano il pastore e il papà del ministro eh, ed era tutto sulla Chiesa, no? su cose storiche della Chiesa. Eh. È stato molto interessante sentire a suo papà, caro ministro, e anche col pastore eh, confrontarsi ma in un modo molto bello. Eh, ed è stato molto gradevole questo viaggio, è sembrato che è durato neanche mezz'ora e ringrazio il signore per questo. Poi anche sono contenta perché io sento insieme a, al pastore che viene un grande risveglio qui a Milano. E gioiamo ogni volta che il ministro Ci chiama, ci fa sapere di queste nuove anime che si stanno avvicinando, che vogliono, che sono curiose, gli incontri della sorella Ilaria nel parco, di come il signore si usa dei suoi figli per poter far avvicinare tutte queste anime. Io sempre incoraggio la sorella, sorella, non addormentarti, sempre abbia una parola pronta, non avere eh, no, paura, ma il timore santo del Signore, sapere come se fosse l'unica volta che, l'unica opportunità che queste anime hanno di ascoltare la voce del Signore tramite te. E, fratelli, una cosa sì, dobbiamo essere chiari, è vero, viene il risveglio, sento fuoco. Mi sento bruciare, sono io. Alleluia. O è la luce o è lo Spirito Santo, mi sento un fuoco dentro. Eh, non è la luce, mi sento proprio bruciare. E, è vero, sì, uno dice viene il risveglio, no? perché vengono tanti anni ma, ma ricordiamoci, il risveglio siamo noi. Noi dobbiamo essere in risveglio tutti i giorni. Il risveglio vive in noi, è lo stile di vita del credente, del discepolo. E poi tramite questo risveglio nostro, allora il Signore aggiunge, il Signore aggiunge, perché il risveglio siamo noi. E ho visto un video l'altra volta con il pastore sulla differenza tra il credente e il discepolo. Ancora non... non è molto bello, comunque molto preciso, però non so, non, non direi credente e discepolo, perché io penso che un credente... Deve essere un discepolo. Io direi un discepolo a differenza di uno ascoltatore sarà, o non lo so, ancora non trovo. Però è interessante perché faceva vedere proprio la differenza di, di, di come agisce un discepolo e come agisce un qualcuno che si dice credente, eh, ma non è un discepolo. E mi ha fatto meditare tanto, eh, non so se l'abbiamo preso questo video eh, per poi condividerlo perché è molto interessante. Eh, fratelli, noi siamo e dobbiamo essere discepoli. E io vi incoraggio veramente, come le diceva la sorella mh, eh, Abigail, Abi, Abigail, sì, eh, che... Le meraviglie, il potere, i miracoli del Signore li vediamo quando siamo unanimi, non solo uniti, perché ricordiamoci in Pentecoste, il giorno della Pentecoste dice, erano uniti, unanimi, perché non è lo stesso, tu puoi essere unita una persona, ma non unanime, non di una stessa mente, accordo e spirito. E lì è il segreto, la unanimità, non solo la unità. E se voi siete unanimi al... Pastorato, al, al ministro con sua moglie, siete unanimi, non solo uniti, unanimi. Vedremo grande, grande meraviglie. <coughs> Scusate, c'è una differenza. E nella unanimità è dove vedremo il potere di Dio. <coughs> Io vi, mi scuso perché ho un po' di raffreddore. Comunque, grazie, fratelli. grazie <coughs> Grazie per accoglierci sempre con l'amore che avete nei vostri cuori verso di noi e spero continuiamo a gioire nella presenza del Signore. Grazie fratelli, amen. Amen, gloria al nome di Gesù e fratelli, pace di Cristo, contento soprattutto con questa nuova visita, una nuova famiglia, state molto uh, attenti, il Signore si sta muovendo. E farà grande cose. Dio vi benedica, sorella Ana, continuare a battagliare andando avanti nel nome di Gesù. È una gioia vedervi un'altra volta. Eh, ho due video. Uno l'ho inserito già, l'altro eh, mi ho ricordato pregando qui e c'è un video di una vigna o vignetta come si dice una vigna o oh, aveva promesso parlare spagnolo eh, ok da questo punto no devo leggere la parola devo leggere un verso ascoltate la parola del Signore possiamo metterci in piedi in reverenza alla parola del Signore e eh? Iniziamo con un verso. Prima che tutto, Libro di Giovanni, capitolo 21. Prima è, eh, no, Libro di Giovanni, capitolo 21, Vangelo di Giovanni. Capitolo 21 è l'ultimo capitolo che scrive Giovanni. Le ultime parole che scriverà Giovanni prima del Signore andarsene, salire al cielo. Questo punto è importante. Marcare le ultime parole che dice e la scrive Giovanni e dice Gesù gli rispose Se voglio che lui rimanga finché io venga che te ne importa Libro di Giovanni capitolo 21 verso 22 Iniziamo dal verso 21. Forse si può capire un po' più questa breve scena. Al vederlo Pietro disse a Gesù, Signore, edico stui che ne sarà? Gesù gli rispose, se voglio che lui rimanga finché io venga che te ne importa tu seguimi pace di Cristo Dios los bendiga potete sedervi nel nome di Gesù amén allora, fratelli, ci sono tante distrazioni, c'è tanto parlare e tanto sparlare. Alla fine il, signor, il Signore interrompe e dice, fermatevi un minuto. Non guardate intorno, guardate me. Capito, sorella? Principessa Jasmine Non importa che è successo, non importa che succede intorno a te. Il Signore ti dice, guardate me. Tu seguime. Tu seguime. Tu seguime. Tu seguime. Sígueme. Seguime. Tu sígueme. Enfócate. Tu sígueme. Tu seguitemi finito il discorso. No, forse lo devo fare tutto in italiano. È una gioia essere qui nella prima chiesa del Salvador a Milano. Il pastore è piemontese, la moglie è Piemontese, siamo nella bella Italia, siamo a Milano, ma Eh, gloria a Dios per el popolo del Salvador. Amén. Que aunque sea escapado del Salvador, el Señor ha preso cura de la vostra atención aquí. Y vi ha detto: Fermate, voi dovete seguirme anche qui. El Señor prende la vostra atención y siamo aquí per glorificar al Señor, per hablar de Sua grandeza. inserirò un video fratelli che il signor mi ha ricordato me l'ho inviato il fratello fabio c'è una vigna qui in italia che ha deciso si chiama la vigna mozart e ha deciso in tutta la vigna inserire case di musica case e 24 sul 24 o credo che in un tempo determinato non lo so se è da presto al mattino devo leggere otra volta come, come è il discorso il punto è che la musica di Mozart eh, è dalle sveglia alla sera o in un tempo non mi ricordo come è il tempo devo leggere quella parte il punto è che la musica ha fatto o fa le uva fa l'uva bellissima, straordinaria e meditava in questo immaginate se invece di Mozart mettono la parola di Dio no, mettono la lode al Signore quanto più non dice la scrittura che la parola di Dio imbellisce il volto e l'ascoltare So, ¿Volete la, un secreto estético? ¿Mejor que cualquier si cosmetología del mundo? Esvéliate, ascoltando la palabra del Señor. Esvéliate con una lode. Esvéliate, ascoltando una lode. Esvéliate con la escritura. Porque es maravilloso. Esto era el, el primo vídeo, lo oh, li, Il secondo video, già l'ho inserito, è Fratelli di Milano, Pace di Cristo. Ascoltate e guardate tutto ciò che il pastore guida da Milano. Ma anche voi, come chiesa, siete la chiesa figlia della chiesa di Torino. Ascoltate a papà o la figura di papà. Il papà è anche il nostro signore, ma il pastore è un messaggero di pace. Quindi, se avete una figura paterna, è quella anche del Signore attraverso il Pastore. Ma anche avete una mamma. Ok? Portate bene con mamma. Ascoltate a mamma, che è saggia. Perché la donna saggia che edifica la casa. Quindi, la Chiesa di Torino edifica Milano anche. Ascoltate le puntate, il podcast. E quello che si scrive in Facebook, se lo ripete il fratello, gloria al nome di Gesù. Se no, andate perché dovete ascoltare anche a mamma. Chi sta d'accordo con quello? Ascoltate a papà, ascoltate a mamma. Amén. Perché è un matrimonio perfetto. Amén. So, quindi non siate senza papà o senza mamma avete papà e mamma spiritualmente e questo è straordinario, questo è bello il secondo video che già l'ho inserito lo ha fatto un gondolieri. Il, gondolieri il gondolieri è nella bacheca di Apostolic Antioch Apostolic Church allora, nella bacheca il eh, video è un gondoliero che con suo telefono ha preso un video allora lui prende i clienti, quanto sono andate a Venezia? Quanto sanno quanto costa una gondola? Cara, 70-80 euro per forse 15-20 minuti o mezza ora, Carissima, montarsi in una gondola, l'altro punto è trovare il gondoliero giusto perché se trovate un gondoliero antipatico è una, una brutta esperienza ma se trovate uno quello che è bello che è simpatico okay? allora sarà una bella esperienza io consiglio semplicemente se avete quel desiderio o los turistas che vengono io dico non andate con il primo rimane lì e inizia a guardare quando vanno, quando viene, quando vanno e tu devi prendere il tempo perché 15 minuti, mezza ora o un'oretta come volete farlo e, è bello farlo quando lo fanno bene e soprattutto che lui parla, può cantare può insegnarti i in luoghi belli e là. allora sapete lo che ha fatto questo? Un, 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 uno del Veneto perché si capisce nell'accento quando lui parla, come messicani, guarda questi turisti che stanno facendo e parlano con questo accento, tan curioso che mi dà da, da ridere a morire quando vado al, verso il Veneto. Allora il gondoliero inizia a dire algo del genere: voi lo potete guardare lì, guarda questi turisti che veramente eh, sono infocati in come, questo bello giorno, gioiendo eh, la gondola e tutto quanto. Allora lui, credo che sono quattro o cinque cinesi che sono nella gondola, ma i cinesi stanno guardando i cellulari. So, lui sta guardando, facendo così dicendo guarda questo, guarda questo e lo, 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 todo lo, lo, tutti eh, i passaggeri sono seduti guardando il cellulare no? sicuramente wow sono a Venezia ma quando eravate in la Cina o in Giappone o dove era stava sognando di venire a Venezia Estaba soñando seguramente guardar, respirar el área italiana, respirar el, eh, la joya de andar en un canal de Venecia, en una, en una en una zona romántica. Ma si haces labor de eso, no estás trayendo nula. El gondoliero prende la foto, el video y parla. E nessuno si rende conto come che non gli interessa a nessuno e questo è, è tutto il punto fratelli la gente del mondo respira però non vive tu puoi respirare e stare vivo e tutta la tua vita passa di difficoltà in difficoltà di problema in problema senza veramente gioire. bimbi di 14-15 anni 15 anni che già sono in droga, che arrivando a 20 anni già hanno vissuto tante cose che neanche la gente adulta ha vissuto. Bimbe di 14-15 anni che escono incinta. E già sono mamma o mamma di 15-16 anni, senza veramente gioire, la giovanezza arrivare alla maturità, forse conoscere un ragazzo, o un ragazzo conoscere una ragazza, e sposarsi, bella, avere una famiglia, ma tutto è fatto in fretta, senza, prendendo il modello, non so de dove, pace di Cristo. E la vita passa, e quando ti rende conto che ho fatto nella vita, che, che posso dire io della mia eredità, della mia. Il Signore, forse, dice: Fermiamoci un minuto e seguiamo al Signore. Il Signore e il Signor non le sta rispondendo, eh, ma lo che dice è brutto. A te che ti interessa? Non preoccuparti di quello che già è successo. Ok, fermiamoci e seguiamo da questo punto, da quel punto in poi, segue a Gesù. E forse il Signore ti dice oggi, no, fermate, non, eh, non ti interessa questo, non ti interessa quello, non ti interessa là, segue a Gesù, segue la Chiesa. Segue il pastore, segue il sano consiglio, segue la sana parola. Pace di Cristo, Dio vi benedica, bella Chiesa. E allora seguire a Gesù. E Giovanni marca queste parole, secondo Giovanni, come le ultime parole che il Signore dice a Pietro in una riunione e Giovanni e eh, Pietro voleva sapere veramente chi era e quello che iva a fallire, no? Se veramente abbiamo un problema, qual è il problema? Parliamo del problema e Gesù dice: A ti che ti interessa il problema? Che ti interessa il problema? Si dice: eh, popolo piccolo, inferno grande. Perché quando il popolo è piccolo è come che non c'è altro che guardarsi tra di loro. E sicuramente succedeva anche tra i dodici. Di guardarsi ora che sta facendo quello, ora che sta facendo quello e Giovanni sta ascoltando perché è Giovanni che sta scrivendo questo, non è Pietro. Pace di Cristo il verso 18 dice la scrittura: In verità, in verità, ti dico che quando eri giovane ti cingevi da te e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti cinguerà e ti condurrà là dove tu non vorresti. Pace di Cristo. Dio vi benedica, bella Chiesa di Milano. È un onore essere qui e parlarvi. Filippesi capitolo 4, verso 7 al verso 9, un qualcosa che ha menzionato il nostro caro ministro, pastore della Chiesa qui a Milano, la pace di Cristo. E Filippesi capitolo 4, il verso numero 7, dice la scrittura, è la pace di Dio. Che sopravanza ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Chi vuole essere custodito di Dio, della Sua parola, della Sua mente? Io voglio essere custodito perché è nella Sua custodia che io posso trovare la sua pace. Verso numero 8, quanto al rimanente, fratelli, tutte le cose che sono veracce, tutte le cose che sono oneste, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche, qualche virtù e si vi vede qualche lode, pensate a queste cose. Quelle cose che avete imparato, ricevuto e udito da chi? Da me e veduto in me. Fatele, il Dio della pace sarà con voi. Quindi, fratelli, io voglio seguire a Cristo. Io voglio ascoltare la Sua parola. Io voglio ascoltare il Suo consiglio da presto. Se non ti svegliate alle 5.30 della mattina, forse verso le 9, le 10, guarda, ascoltate la puntata della mattina. Ascoltate la parola di Dio. Anche ho separato la scrittura della giornata con quello che si parla, quindi potete ritornare e ascoltare la parola di Dio da sola, io ho bisogno di essere guidato e guidato dal Signore. E in questi giorni, anche sono stato curioso a imparare dell'Aeronautica Militare e ho inserito varie foto. Anche della Marina, la Marina Militare italiana ha una barca straordinaria che si chiama l'Amerigo Vespucci. Straordinaria barca, mi piace tutto quello che è di aereo, di aerei, di mare. E in una foto della Marina Militare c'è prima una. Una, un scritto all'interno dell'Americo Vespucci che dice eh, non è chi, chi comincia ma è veramente chi persevera fino alla fine la foto è lì non mi ricordo adesso come dice textualmente ma importante è quello che persevera fino alla fine allora questo è un altro Scritto Nautico e c'è una feri, una feria si dice, una, una fiera eh, che si chiama Barcolana. Mi immagino di tante barche. Allora, dice così: questo scritto, navigare, è essenza del viaggio e. Azione della mente, navigare e immergersi in uno spazio e in un tempo, vivendo una straordinaria esperienza. Ho dovuto leggerlo non meno di 20 volte, non perché non capiva le parole ma voleva digerire e collegarlo spiritualmente e inserirmi nello scritto perché è molto profondo. Mi sembra straordinario. La vita in Cristo è straordinaria. Posso ricordare da 17 anni che sono convertito che senza dubbio questi sono stati i migliori 17 anni di tutta la mia vita ho 58 anni il martedì scorso eh, ho, ho, sono stato 58 è compiuto il mio compleanno felicissimo, contento, non ho avuto un compleanno più felice che tutta questa settimana le ho detto alla chiesa di domenica a domenica è festa per me gioiendo con mia moglie, gioiendo eh, che mia figlia ha salute, che la mia nipote è già a Malta insieme a mamma e gioisco per la salute che il Signore mi ha donato, ma lo più importante è che conosco la sua parola, che seguo a Gesù, che prego de che lui possa custodirmi fino alla fine, che sono parte della Chiesa, che c'è la Chiesa di Torino, che c'è la Chiesa di Milano, che ho il privilegio di conoscere gente straordinaria come il fratello Alessandro, la sorella Ilaria, come la sorella Maria Pia, come ognuno di voi. Per me è un privilegio, per me questo è straordinario. Io sono dal Venezuela, il fratello è dal Piemonte, la sorella è dal Salvador e siamo qui lodando al Signore. Gloria al nome di Gesù. Per me la vita in Cristo è straordinaria. Per me la vita apostolica è potente, per tutto ciò che vediamo: vedere questo bimbo che una settimana fa. La, la, la mamma ha venuto il culto completamente distrutta, i dottori le hanno detto il bimbo è praticamente, deve andarsene e non necessariamente a casa, se no abbiamo fatto tutto ciò che si poteva fare, ma la nonna aveva fede ascoltando, interpretando una parola profetica che nostro caro ministro pastore della chiesa ha detto uh, là a Torino non doveva essere a Torino lui era a Torino quando ha parlato a questa donna il bimbo sta vivo ha uscito non di un coma ma in una situazione simile a un coma per un mese immaginate dormire per un mese io voglio assaggiare quello solo per riposare un mese, una cura di un mese, eh, una cura di sogno, immaginate quello. Eh, un mese, ma un mese è stato così, allora ieri hanno svegliato il bimbo, e ha, ha aperto gli occhi, ha riconosciuto la mamma, ha riconosciuto la nonna e, uh, e questo è straordinario, eh, con il reporte che ha dato la mamma che anche lo abbiamo condiviso con la Chiesa. Allora, perché parlava, eh, parlava eh, leggendo questo, navigare è essenza del viaggio. E che è navigare se non è camminare per la vita? Allora, avete la scelta di farlo nel mare misterioso di questo mondo? o entrare nella barca con Gesù eh, se lui è nella barca che le può succedere alla barca? nulla io voglio essere nella sua barca e non lo so perché a volte in Facebook mi arrivano cose che io non cerco e mi iniziano a arrivare questa questa non lo so se è propaganda del governo e, e inizio a guardare il, il 5 Stelle, l'altro partito di qua, di là, ma la parola governo. Questa mattina ho sentito, dopo di leggere questo, e leggere questo della Marina Militare in tutta questa settimana, allora la parola governo mi colpisce. Che significa la parola governo? Potete credere? Eh, la mia guida le diceva la, al, al fratello Giovanni, e alla sorella Maria Pia, eh, che eh, ogni mattina ricevo una parola che dice la parola San Micheli del, del giorno. È un dizionario e ti inviano una parola in italiano al giorno e ti spiegano la parola, però non uso ese dizionario, sino il dizionario Trecani. Il dizionario Trecani italiano dice che la parola, la parola governo, gubernum, in latino significa timone. Timone. Governo la guida di un popolo, la guida. Nel navigare non c'è un strumento più importante che il timone, il governo, il governo. Wow, allora io vado indietro a questo detto del navigare e chi guida la barca se non è il Signore. Siamo sotto il suo governo. E immediatamente mi ho ricordato, fratello, de che devo tradurre questo che il pastore Wright ha scritto con una dichiarazione in inglese, ma la dirò. In italiano, la parola di Dio dovrebbe, la parola di Dio governa la nostra vita, timonea la nostra vita. Ascoltate queste nove dichiarazioni che farò. Numero uno, la parola di Dio dovrebbe governare la nostra vita. La volontà di Dio è il timone che guida la nostra vita. La parola la governa. Vuol dire la volontà di dove andare o che comando lo detta, detta la parola di Dio. Allora la volontà di Dio guida, timonea. La nostra vita giorno dopo giorno. Ricordate viaggio, ricordate navigare, navigare è una esperienza. Terza dichiarazione: il amore di Dio ci dona il valore e il significato alle nostre vite. Ho parlato la parola di Dio, ho parlato la volontà di Dio, adesso l'amore di Dio. La misericordia di Dio ci dona ogni giorno l'opportunità di ricevere una nuova direzione giorno dopo giorno. Ricordate Lamentazioni 3.22-23? La sua benignità, la sua misericordia si rinnova ogni mattina. Prossima dichiarazione. Il sangue di Cristo Gesù ci pulisce, ci perdona, ci dona l'opportunità di iniziare da capo ogni giorno. La rettitudine di Dio ci dona l'abilità di essere davanti a Dio perfetti ogni giorno. La grazia di Dio ci dona l'abilità di seguire la sua. Parola e la sua volontà e fare la sua volontà giorno dopo giorno. La pace di Dio, come dice Filippesi, ci dona l'abilità la, 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 di navigare custoditi, protetti. Protetti. Prote il Signore custodisce il nostro cuore e la nostra mente quando siamo arresi a Lui. E per ultimo, che menziono i primi nove: la gioia del Signore arriva quando ci rendiamo conto di che l'esperienza. È potente il Signore. Ha un piano per la nostra vita e siamo sotto il piano del Signore. Quindi, che ho detto in questo navigare nostro apostolico? È importante conoscere la parola di Dio la volontà di Dio e l'amore di Dio la misericordia del nostro Padre il sangue di Cristo Gesù la sua rettitudine la sua grazia la sua pace e la gioia che ci dona lo Spirito Santo so, se una musica fatta di un uomo può cambiare o può fare meglio la natura di Dio? E la musica è stata fatta o creata per il Signore, era quello che l'angelo perfetto Satana era, era la musica di Dio, è quello che Dio ha perso. Ma quando un uomo loda quello che il Signore aveva perso, El Señor lo prende da te. Per es tan importante la lode: que esca de la tuya voluntad, de la tu labra porque tú lo lodar al Señor. El Señor ama esto. Quindi, un popolo que impara a lodar, un popolo que loda, una familia que loda, un matrimonio que loda, conquista. Y si esta música. Fa bene alla natura che Dio ha creato quanto più la sua parola, la musica o la voce tua giorno dopo giorno. E le dicevano, non mi ricordo qui, che si, fatto, si hanno fatto esperimenti in università, si ha catalogato giorno dopo giorno, in una stanza c'è piante, En, en atmósfera per la pianta En un laboratorio e pasan las personas Y e dicen cosas belles Cosas positivas e Música e, e Cosas de Dios Dio. En la otra stanza Los de su estudiante Y hablan e lo negativo A la pianta podéis creer que 100% esta stanza es morta, y esta stanza, la planta vive. Es probado. Entonces, si tú siete a casa y todo quello que se ascolta es negativo, es lamento, es conflicto, es problema, ¿qué tú crees que accadrà en la stanza? Todo aquello... Che è lì morirà. Però, se tutto quello che è qui, se, se questi esperimenti si hanno fatto e sono veri, non capisce il popolo di Dio la grandezza del Dio che noi serviamo, del gran Io sono. Del gran io soi, che non importa qual è la problematica che avete, che tan male te può sentire, che il Dio che qui presente oggi te può guarire, te può, te può risolvere tutte le situazioni della tua vita. Che interessa il resto? Questo funziona. Seguitelo. Venir en chiesa funciona, seguítela. Lodar al Señor funciona, lódalo. Hablar del Señor funciona, parla del Señor. Pace de Cristo. ¿Podemos meternos en pie, fratelli, En el nombre santo de Jesús. Señor, yo te ringrazio por esta mañana, Señor. Signore sono punti Signore che vengono al mio cuore Signore da molto presto in la mattina Signore tu sei un Dio grande poderoso Signore potente Signore tu puoi cambiare Signore una situazione oggi una situazione di difficoltà una situazione di dolore una situazione adversa il Signore la può cambiare il Signore sta dicendo fermate Seguitelo, seguitelo. Avete fiducia nel Signore di questo universo, di questo mondo. Alleluia. Gloria al nome di Gesù, il nostro Dio. Il nostro Dio è grande. Andiamo al nostro Dio. È grande. Il mondo è grande è Alleluia Allora le passerò la parola al nostro caro ministro Incaricato della opera di Milano Il vostro pastore Fratelli pregheremo insieme Se avete bisogno di preghiera Pregheremo al Signore Perché tutto può cambiare nella tua vita Oggi solo prende la decisione e dire Signore da questo punto in poi forse ti ho servito ho fatto, ma qualcosa va a cambiare oggi io credo io ti seguirò e tu dite questa parola confessate queste parole con le tue labbra e guardate la mano di Dio guardate la mano di Dio e testimoniarete qui da questo pulpito quello che il Signore ha fatto nella tua vita e pregheremo fratello Alessandro, pace di Cristo Dio vi benedica Pastore solo un secondo possiamo se hai a portata di mano i primi due punti che hai letto poc'anzi cosa dicevano e hanno toccato una mia attenzione voglio condividervi un qualcosa il punto uno e il punto due la tua vita, la nostra, la nostra vita. Questa è la dichiarazione numero uno. La seconda, la volontà di Dio guida la nostra vita giorno dopo giorno. Amen. Fratelli, voglio solo condividere un qualcosa velocemente e pregare insieme che il Signore possa veramente aiutarci. Eh, nel nome di Gesù il Signore, quando il pastore ha menzionato tutti questi punti c'era un altro che non ricordo qual era il punto che parlava dell'amore tutti i punti sono importanti mi venne in mente eh, l'Apostolo Paolo verso la fine del, del suo viaggio si, si doveva recare a Roma e lui aveva chiesto di recarsi a Roma in tutta la vita dell'Apostolo possiamo avere la testimonianza che Dio era con lui e che Dio guidava la sua vita. Ma in questo ultimo viaggio accade un qualcosa che ogni volta che leggo, colpisce al mio cuore. E ascoltando questi punti, il Signore mi ha portato a questo viaggio. E dice: nel capitolo 27, che Paolo fu mandato. In Italia, nel verso 7 del capitolo 27, dice: Navigando lentamente per molti giorni giungemmo a stento. Già vediamo che la navigazione aveva un problema. Forse non era la navigazione giusta, non doveva andare come doveva andare. Ma accade un qualcosa in questo momento. Nel verso dove dice, or, essendo già mo, trascorso molto tempo, e dice di nuovo, essendo la navigazione divenuta pericolosa. Perché? La mia domanda era diventata pericolosa. Dice, l'Apostolo Paolo ammonì quelli della nave dicendo loro, uomini, io vedo che la navigazione si farà con pericolo e grave danno non solo al carico per la nave ma anche per le nostre persone poi dice ma ora arriva il ma di chi sta comandando la barca o di chi vuole comandare la barca ma il centurione aveva maggiore fiducia nel pilota e nel capitano della nave che nelle cose che l'Apostolo Paolo stava dicendo. Fratelli, questo mi ha ricordato tantissime cose nella mia esperienza personale in Cristo. Arrivando in Cristo, io timone della mia barca, facendola come il Signore dice, ok, falla così, un viaggio pericoloso, non arrivi a raggiungere quello che gli altri stanno raggiungendo in Cristo e stanno camminando insieme a te. Compagni di viaggio, gli altri raggiungono e eh, forse qualcuno sta, ha ricevuto lo Spirito Santo e tu stai pregando e non lo ricevi e eh, quello che si battezza parla alle persone. E tu, ma dico, io sto facendo le stesse cose. Solo il Signore ti dice: Sì, quando sei qui presente, però io non sono nella tua barca, o meglio, tu non sei nella mia barca. Allora l'Apostolo Paolo è colui che il Signore manda nella tua barca per dirti: eh, Un momento, la barca ora è giusta, ma tu devi lasciare guidare la barca a chi è il capitano Alleluia. fratelli è, è successo potete leggere questo capitolo l'ho letto moltissime volte succedono un sacco di cose ma tutta questa gente che era dentro questa barca a tutta questa gente non le è accaduto niente perché c'era l'Apostolo Paolo che conosceva e applicava tutti quei nuovi punti che abbiamo letto perché vivevano in Lui è uguale per noi, il Signore non ci va a portare nel luogo bello che noi vogliamo, lui ci porta nel peggio perché è lì dove c'è il bisogno, fratelli. C'è il bisogno, quelle anime hanno bisogno perché sono, nel, sono nella melma, chiamate nell'immondizio, chiamate come volete, sono dove noi eravamo prima e dobbiamo andare lì, perché ora abbiamo l'autorità di andare lì e tirare fuori con l'aiuto di Dio e portarli nella barca giusta. Sapete come si conclude questo nel verso 28? Dice solo una cosa: e dopo essere giunti in salvo, gloria al nome di Gesù. Gloria al nome di Gesù, non importa com'è la navigazione. Il Signore non ha mai detto che avremo una navigazione tranquilla, che il mare sarà sempre tranquillo. L'Apostolo Pietro e tutti i discepoli erano in una barca con il mare in tempesta il Signore gli ha detto prendete la barca e andate. Non ha mai detto navigherete in acque tranquille, però ha detto che se io comando la barca, voi arriverete alla fine che è la salvezza. Signore aiutaci in questa mattina, Signore. Prima di ogni cosa, Signore, la nostra responsabilità...